Tra l'altro la coincidenza, l'abbiamo vista anche stamattina in trasmissione, la coincidenza tra questa parte del referendum e fatti importantissimi come quelli che stanno accadendo sullo scenario internazionale, l'Afghanistan in primis, quello che sta succedendo ad Haiti, quello che sta succedendo in tanti posti, fa di questo problema un problema di nicchia rispetto a quello che è un vissuto che potremmo dire globalizzato in tutto il paese. Ma io vorrei Sì, però. entrare nello specifico di questa cosa, cioè anche in questa che è stata lanciata come una sorta di vittoria, come dire, contro tutto e contro tutti, no? Una specie di Davide che sarebbe Marco Cappato, che nulla ha di Davide, rispetto a un Golia che sarebbe la politica indifferente, distratta e quello che si Perché vuole. dice che nulla di Davide? Perché Marco Cappato combatte a mani nude da decenni su questo Appunto, quindi argomento, è proprio. però non è che combatte. Marco Cappato si è battuto per la legge sulle DAT, che apriva all'eutanasia, non gli è piaciuta abbastanza. Si è battuto sul suicidio assistito, che la Corte Costituzionale ha riconosciuto, ma che non gli è piaciuto abbastanza, perché l'obiettivo tendenza è stato fin dal primo momento arrivare all'eutanasia. Che mi piace chiamare esattamente così com'è questo referendum, la legalizzazione dell'omicidio del consenziente. Con queste parole la gente non avrebbe firmato, ma se io utilizzo tra le parole chiavi dolore e sofferenza da una parte, che è qualcosa che diciamo spaventa tutti noi, ci metto dall'altra parte il valore tendenza, che è il valore tipico del nostro secolo, che è la libertà. Io riesco a Che ottenere non è attraverso. proprio così trascurabile, però, Assolutamente, per no? carità, ma io La metterà. Ecco. difendo pure la mia di libertà, Ecco, per appunto. esempio la libertà di parlare, per esempio la Certo. libertà di esprimere. Certo. Se io su questi due valori metto l'oggetto del contendere, che è esattamente quello che c'è scritto nel quesito referendario, che è la, chiamiamola depenalizzazione, o come dicono loro più propriamente, la legalizzazione dell'omicidio del consenziente, lei provi a fare il banchetto in mezzo alla strada e chieda alla gente: vuoi firmare per l'omicidio del consenziente? Oh, la gente resta prima di tutto sorpresa e spiazzata, ci pensa di più e non è affatto detto che le ponga la firma. Le parole sono pietre. Devo dire, devo riconoscere che loro sono bravissimi a giocare con le parole, ma i fatti sono altri. Hanno ottenuto a determinate condizioni che venisse depenalizzata, il suicidio assistito. Lui stesso ne è stato protagonista, tanto è vero che questa si chiama quasi sentenza Cappato, non Certo. si chiama nemmeno con il numero corrispondente, no? Certo. Il suicidio assistito non era abbastanza. Attenzione, passare dal suicidio assistito all'omicidio del consenziente fa una bella differenza se io gliela spiego così all'opinione pubblica. Una bella differenza. Voglio capire domani, quando non c'è sola la persona che muore, ma c'è anche chi l'ha fatta morire. E chi l'ha fatta morire, posto il dolore, la sofferenza, la solidarietà, è all'interno di un contesto che domani lo guarderà in faccia e penserà: ecco, questo fatto era l'omicidio del consenziente. Questa persona è l'omicida del consenziente. Cambieranno le cose, ma se loro faranno il loro referendum, ovviamente noi faremo la nostra parte, anche per Ok, ristabilire senso alle parole, valore ai lei ha fatti e detto noi concretezza ai faremo la gesti. nostra parte, quindi c'è un noi, perché la domanda da cui io ero partita era perché la politica è stata così silente su questo, Guardi, così vigliaccamente, c'è tutto un diciamo. mondo della. A parte che la politica sono anche loro, No, perché ma voglio infatti dire che loro, loro vabbè, sono che devono fare le noi due parti radicali. in commedia? Eppure noi faremo le due parti in commedia. Faremo le due parti in commedia. Faremo la parte della politica, faremo la parte del grande mondo dell'associazionismo. Lei ha già visto che davanti a questa provocazione, l'associazionismo, anche oggi su Avvenire, ma anche ieri, in questi, ovviamente loro lamentano a poca gente che li sta a sentire, eppure noi lamentiamo a poca gente che ci sta a sentire, poca gente che ci dà voce e che ci fa parlare. Tante volte finiamo col parlare, non me ne voglia il Messaggero, che a Roma poi è il grande giornale dei romani, finiamo col parlare con i
i piccoli giornali che ci danno voce, no? Cioè chi ti permette e dove ti permettono di parlare. Beh, la Verità, per esempio, è uno dei giornali che più ha seguito questa sì, vicenda. Ma comunque, e anche oggi è uno dei pochi che continua a tornarci sopra, per esempio. Comunque le dico che non si preoccupi, nel momento in cui questa operazione sta mettendo gambe per camminare, anche tutto il grande mondo dell'associazionismo cattolico si muoverà. Ok, allora Cappato, abbiamo qualche minuto prima di andare in pubblicità. Quello che